Innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questo incontro che mi hanno offerto l'opportunità di rivolgermi a voi e parlare del mio paese. Ma prima di tutto porto i saluti del direttore del Centro Piemontese Studi Africani, di cui faccio parte nell'ambito del Comitato Scientifico. Parlare questo tema, veramente, abbiamo sentito delle iniziative di quello che si fa qui, ma che cosa che si fa nel paese, d'origine di queste persone che subiscono questo fenomeno. Per cui, visto il tempo, direi qualcosa, una breve storica del continente misterioso, cioè il continente africano. E poi passerò al mio paese. Cioè, l'Africa, questo continente, sentiamo qui tutti i termini, quando vedono un nero che passa sulla strada, viene definito questo è un africano. Anche gli americani di origine africana sono chiamati afroamericani. Non è una critica, ma i bianchi americani come vengono definiti? Questa è una domanda. Per cui questo continente, voi lo sapete benissimo, che l'essere umano, anche l'individuo da solo, è obbligato di muoversi. Dunque deve camminare, deve spostarsi e così via. E questo la famiglia aumenta, è obbligato di andare a cercare fortuna altrove. È la stessa cosa in Africa. Cioè, se si dice storicamente che l'origine dell'umanità, l'origine dell'uomo è in Africa, dunque l'africano, ma come mai adesso questo popolo si trova proprio, che subisce e continua a subire tutto quello che sappiamo? Allora, la storia. Il continente africano, prima di tutto, prima di avere contatto con l'Europa, viene verificato che aveva avuto contatto di milioni di anni fa con il Medio Oriente e l'Estremo Oriente. Dunque la costa orientale, cosiddetto l'Oceano Indiano. Questo tipo di contatto che cosa consisteva? Proprio nello scambio di prodotti, soprattutto prodotti di carattere agricolo. Per esempio, le spezie che noi consumiamo in Africa provengono dall'Asia e praticamente dall'India. Anche il tè che consumiamo, l'origine sembra è l'India, dunque l'Asia. Dunque è proprio stato un periodo del mercantilismo. Man mano con l'evoluzione, l'europeo scopre il continente africano quando, si sa benissimo, questa è la storia, ma vorrei sottolineare che fino adesso noi utilizziamo i testi scritti dagli europei, ma l'uomo africano non ha ancora scritto la sua storia. Speriamo che col tempo questo verrà fuori, perché c'è già stato l'iniziativa di molti africani che utilizzando i materiali scritti dagli europei e dimostrano la realtà del passato del continente che viene offuscato dagli europei e non danno la possibilità di divulgare questo tipo di, cioè riscrivere realmente la storia proprio del popolo africano. Questa è una parentesi. Nel momento in cui gli africani sono venuti a contatto con l'Europa, effettivamente, che tipo di rapporto? Era sempre il mercantilismo, donc scambio dei prodotti. L'Europa veniva in Africa, prendeva i prodotti che trovava e poi riportava in Africa gli altri prodotti. Ma
Con l'evoluzione si è sviluppato, si è verificato un altro fenomeno che è storico, cioè la scoperta dell'America. Dunque, la scoperta dell'America, i rapporti tra l'Europa, gli europei e gli africani cambiano, perché hanno trovato questa vasta contea disabitata e così via, di cui avevano bisogno di installarsi per poter sfruttare le risorse in quel cosiddetto nuovo mondo. E subentro un altro fenomeno storico, cioè questa schiavitù. Dunque non voglio entrare nel metodo, sappiamo, ormai abbiamo visto anche film sulla schiavitù e così via. E dunque per me la prima tratta dell'essere umano è cominciata con la schiavitù. E che cosa è la schiavitù? Voi lo sapete benissimo, perché mi visto anche il tempo. Ha durato quasi 5 secoli. Dunque, dal XVI secolo, 1400 qualche, e 1800. Che cosa si è verificato? Soprattutto questo che bisogna prendere in considerazione. Con la scoperta, dunque, la schiavitù che era praticata sulla costa occidentale, dunque l'Oceano Atlantico, praticamente gli europei percorrevano soltanto la costa, non penetravano nell'interno del continente. Ma con lo sviluppo adesso di questa attività molto lucrativa, che è la schiavitù, sono stati obbligati di penetrare anche nell'interno del continente e così trasportare questo popolo africano, che è diventato un problema. Il mercato, un'attività molto lucrativa, e per trasportare nell'altra parte dell'oceano. Ma siamo tutti umani, però in quel periodo non si parlava neanche, diciamo, l'aspetto umanitario del, così, che noi sono i termini che utilizziamo adesso, ma vediamo un po', anche in quel periodo lì c'erano anche delle persone che avevano cominciato a combattere questo fenomeno di sfruttamento degli africani. E subentra un'altra cosa. Col tempo, i paesi potenti europei di quell'epoca hanno visto che non dovevano organizzarsi per poter sfruttare meglio il continente. E così arriviamo fino al 1800, si comincia a come dividere. Dunque, era anche un fenomeno storico, nel senso che i potenti europei, per dimostrare la loro potenzialità, la loro ricchezza, dovevano possedere almeno questi territori nell'altro continente. E così arriviamo alla ripartizione del popolo africano. E come dunque gli europei si sono ripartiti, quali sono? Erano i paesi potenti in quell'epoca in Europa, dunque i Paesi Bassi, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, la Spagna e così via. Questa è la storia. Che si sono ripartiti i territori e il popolo. E questa ripartizione, quali conseguenze negative? Nel senso che il popolo africano si è trovato completamente separato. Cioè, le famiglie che diventano, noi siamo anglofoni e l'altro noi siamo francofoni e noi siamo adesso della lingua portoghese. Queste sono conseguenze enormi che lasciano le tracce ancora adesso. E difatti noi stessi africani non ci conosciamo, non conosciamo neanche la nostra realtà. E questo mi vuole rivolgermi ai giovani africani che sono qui dentro, di fare lo sforzo di poter scoprire un po' la loro storia, la realtà. Perché direi che l'uomo africano, non c'è l'africano subsahariano, non c'è l'africano dell'Africa occidentale e non c'è l'africano dell'Africa orientale. E questo vorrei ricordare che l'Italia ha avuto la fortuna enorme tramite anche il padre Milingo, famoso, se vi ricordate, che una volta alla televisione italiana
un giornalista l'aveva chiesto, ma mi puoi parlare un po' della cultura? E ringrazio chi ci ha preceduto adesso, africano. Padre Milungu aveva risposto, io sono in Italia, se vado dal Friuli in Sicilia, ho attraversato molti popoli, molte culture, ma so in Africa, se parto dell'Africa del Sud, arrivo anche in Burkina Faso, mi trovo a casa mia. Questo è molto importante. E io personalmente che vi parlo, ho girato quasi tutta l'Africa e quando non mi trovavo straniero in un altro paese africano, mi trovavo sempre a casa mia, perché avevamo qualcosa in comune. Però la ripartizione di questo continente è soprattutto che si era culminata nel 1845. Dunque, 1885, la famosa conferenza di Berlino. L'inglese prende la sua parte, una parte dell'Africa orientale, dunque paesi come Kenya, Tanzania, e Uganda, e poi l'Inghilterra che si prende la Nigeria, che è molto sempre citato come caso, referenza sulla costa orientale e occidentale, il Ghana, e poi difficilmente la Sierra Leone e così via, e Sudafrica, sappiamo benissimo che Sudafrica ha un'altra sua storia particolare. E poi la Francia, che prende tutta la parte dell'Africa occidentale e una buona parte dell'Africa centrale. Però dimenticano il cuore dell'Africa, cioè che è diventato il Congo. In quel momento c'era un giovane principe belga, che è Leopoldo II, che ha fatto di tutto, se ne è appropriato di questo famoso, di questo pezzo di terra che avevano tutti dimenticato, e senza sapere che cosa nascondeva questa terra, perché era proprio il centro dell'Africa, la foresta, i corsi d'acqua che non potevano circolare, che impediva molti esploratori a girare. Allora, questo è realmente in che cosa consiste la famosa conferenza di Berlino del 1885? Questo non l'hanno mai detto. E consisteva in questo. Dal momento in cui scoprono le risorse naturali su questa zona, questa terra, e tutti i Paesi Bassi, l'Inghilterra, così via, stabiliscono per i loro interessi il commercio. Dove avevano bisogno di materie prime che venivano da questa zona. E poi avevano trovato anche un popolo molto organizzato, con l'agricoltura molto ricca, la caccia, tutti i prodotti, la cultura molto avanzata, e poi l'arte, la scultura, le pietre, la scultura, diciamo legname e così via, che lavoravano parecchio, i tessuti stessi lavoravano, producevano i tessuti a base di fibre naturali, la raffia e così via. Ed è diventato una zona di commercio. E dicono, ma tu non puoi avere da solo come proprietà tua. E lui, un lungimirante, dice, allora creo lo Stato indipendente del Congo, per cui permettere a tutti gli altri paesi di poter esercitare il loro commercio. E poi io rimango proprietario di questo territorio, mi permetto a voi di praticare il commercio tramite il pagamento e così via. E il Congo, che era stato lo Stato indipendente, che era anche contemporaneamente la proprietà personale di Leopoldo II. E questo mano a mano, perché aveva finanziato anche gli esploratori, il famoso Stanley, che aveva scoperto adesso, che aveva percorso tutto il fiume, che era la ricerca, anzi questo è un altro molto importante, per Livingstone, che era l'esploratore inglese, che stava dando per perso in una zona, dunque doveva andare a cercare Stanley, cercare Livingstone e poi così via. E durante il suo viaggio di esplorazione
ha scoperto tante altre cose, dice no, questo territorio veramente è ricchissimo e così via, è descritto che bisogna proprio sfruttare perché abbiamo bisogno. E dunque è stato uno anche dei fautori della conferenza di Berlino. Bon. Dunque, il Congo, che era proprietà privata, personale di Leopoldo II, visto l'immensità di questo territorio, non era in grado di sfruttare le risorse e così via. È stato un costretto, dice, ma da solo non posso fare. Dunque, cercavi finanziamenti. Ricordo solo che sei già a 15 dei 20 minuti a disposizione. Sì, 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 sì. Interessante. Faccio una sintesi che arrivare, perché sul tema di questo di oggi, perché si sa qual è stato il primo prodotto, anche la tratta interna di Leopoldo II, la pratica che aveva messo in Congo per la raccolta del caucciù. Dunque, naturale, perché avevano trovato nella foresta equatoriale il caucciù naturale enorme. Dunque, obbligava i capi tribù di raccogliere. Dunque, venivano remunerati sulla base della quantità di caucciù che potevano offrire al re Leopoldo II. E mi sembra che pochi anni fa c'è stato anche un film che hanno dimostrato sul taglio delle braccia, delle mani, dunque, e così via. E c'è stato anche un buon libro pubblicato da uno scrittore inglese, non mi ricordo più il nome, mi verrà, su questo fenomeno di tratta interna della popolazione locale. Poi, con tutte queste risorse che bisognerà, dunque risorse naturali, dunque, dell'agricoltura, del sottosuolo, bisognava sfruttarli. Come? Dunque, Trump creando le società. E qui vorrei parlare adesso della tratta interna, dunque lo sfruttamento interno, in molte cose. Tutte le società minerarie per l'estrazione di tutti questi miniere avevano cominciato prima di tutto con il rame. Poi, mano a mano, lo stagno e così via. Come erano organizzati? La gente che lavorava, la popolazione africana, congolese che lavorava in queste miniere, lavorava senza nessun salario, non parliamo di stipendio, nessun salario. Dunque erano pagati in natura, cioè le società organizzavano cosa? Pagare in natura vuol dire che cercare i prodotti alimentari di cui hanno bisogno e senza stipendio, senza niente. E poi, niente scuola. E soltanto mano a mano che si andava, quando i bisogni aumentavano e sopra della manodopera avevano cercato adesso di installare, di creare i campi come città per insediare i lavoratori che vivevano nei loro villaggi. Poi questo sistema di sfruttamento non solo nelle miniere e poi nella piantagione di caffè, del cotone e poi e tutti altri prodotti che venivano esportati. E dimenticato, e questo è un altro tipo di sfruttamento, quando si mette nel cervello della gente che voi dovete lavorare per me, cioè tutto, per esempio nell'agricoltura, tutti i prodotti, cioè quelli che si chiamavano i prodotti perenni, dunque per l'esportazione, ma per quel che la popolazione locale ma consuma, non c'è nessuna organizzazione. Questo è un altro tipo di sfruttamento interno, però non si è mai parlato. Si va avanti, si continua con la colonizzazione, sinceramente hanno costruito le scuole, hanno creato i lavori, però la gente che, la popolazione, che tipo di salario percepivano? Era il salario di miseria. Mai non corrispondeva al volume, alla loro capacità, competenza, il lavoro che facevano.
E poi nell'interno, se in Sudafrica c'era l'apartheid, l'apartheid per noi chiamiamo che era un tipo di schiavitù istituzionalizzata, ma in Congo c'era l'apartheid nascosta, cioè i congolesi non potevano spostarsi dunque dal villaggio su per arrivare in una città, dovevano fare il lascia passare, dunque l'immobilismo totale. Quei giovani che potevano, per poter lavorare, li proibivano anche di non potevano portare le loro mogli in città. E poi quello che erano in città, anche la costruzione delle città, se qualcuno viaggiasse in questo paese, vedrà che le città europee, da una parte, tra la città europea e le città africane, c'è una zona neutra. Dunque questa zona neutra caratteristica, c'è il mercato, perché tutti hanno bisogno di comprare, costruiscono adesso gli ospedali, perché tutti hanno bisogno di coraggio e così via. E poi il coprifuoco, i congolesi non potevano recarsi nella città europea dopo le 5 di pomeriggio, cioè una volta che ha finito il lavoro e ritornava. Posso chiederti di avviarti verso la conclusione, perché il tuo tempo è scaduto e siamo veramente molto stretti. È una sintesi. Questo, arriviamo all'indipendenza. Nell'indipendenza, che non è cambiato niente, perché abbiamo, posso citare per il Congo, il primo governo del Congo dal 60 al 65, che aveva continuato un po' col sistema coloniale e cercando di migliorare le condizioni dei lavoratori e così via. Poi arriviamo alla seconda Repubblica del Congo, la dittatura di Mobutu, che ha peggiorato la situazione e soprattutto per lo sfruttamento delle risorse, che era anche la base di questo gruppo di Stato. Dunque, e subentrano gli altri fenomeni che sono verificati. Parlare del lavoro minorile, il lavoro forzato, la prostituzione, tutto questo fenomeno si sono verificati con la Seconda Repubblica. E che siamo arrivati ancora a periodi in cui nelle città, cioè i bambini di strada, per esempio, sono i fenomeni che anche noi stessi non sappiamo come distruggere, non capiamo come siamo arrivati a questa situazione che i genitori che abbandonano i loro figli e i figli cominciano a vivere sulle strade. La prostituzione giovanile, le ragazze 12-13 anni sono per le strade perché devono trovare un mezzo per sopravvivere. Adesso, negli ultimi 20 anni, c'è un fenomeno che noi non riusciamo a capire e soprattutto i lavori minorili nelle miniere. E l'est del paese, c'è la gente, ci sono le guerre civili, dunque hanno reclutato per poter sfruttare meglio le miniere, il cobalto, il coltano, di cui abbiamo tutti bisogno, tutti qui in aula, in sala, abbiamo cellulare, ma qual è il minerale proprio di cui si producono queste cellulari? Il coltan e il cobalto. Da dove viene? E si dice che il 90% di questo minerale viene dal Congo. Ma quali sono le imprese che sfruttano questo minerario? Non sappiamo oggi come in Congo, se chiede statisticamente quanto quest'anno, quanti avete prodotto, non c'è nessun dato statistico. Ma sappiamo soltanto che hanno esportato, che va via. Quali sono i lavoratori? Sono i bambini da 6 fino su, i bambini da 6 anni, perché non ci sono più le scuole. Sono questi, dunque, lavoro minorile. Perché anche questo concetto di lavoro minorile è un fenomeno che non si sapeva in Congo, anzi in tutta l'Africa. Non si sa il lavoro minorile, ma si è verificato adesso. E poi c'è un altro qualcosa che è molto grave, con la complicità dell'autorità, è un fenomeno di incitare i giovani che non vanno più a scuola a organizzare i gruppi organizzati, non posso dire banditismo, cioè c'è un'espressione locale come a Kinshasa, si chiama Nikuluna. Questi giovani si organizzano proprio e attaccano la gente, ma
con la complicità del potere e della polizia e così via. Si spera, bom, purtroppo, e questo vorrei tirare un po' qualcosa, voi sapete benissimo che un mese fa ci sono stati, hanno realizzato le elezioni presidenziali in Congo e c'è stata anche la passazione del potere pacifica e non abbiamo visto questa informazione qui in Italia. Nessun giornale, né la stampa, né la televisione ne ha parlato. Per la prima volta in un paese francofono. Caro, E ci domandiamo allora, effettivamente, perché un paese, dopo tanti problemi, c'è un cambiamento del potere, che hanno evitato, dopo 30, 40 anni di lotta dell'opposizione pacifica, c'è questa passazione del potere e qui in Italia non sentiamo niente. Speriamo che questo cambio di potere in Congo sia, diciamo così, possa essere di buon auspicio, possa cambiare le condizioni del paese. Si spera, perché non sono le promesse, ma è una realtà. Va bene. Ok, grazie. Ringrazio per il tuo intervento. Grazie.